Bene, ho raccolto da internet una serie di immagini di arte moderna che mi piacevano e ce ne sono davvero diverse, belle, una più bella dell'altra e c'era stato l'imbarazzo della scelta veramente. Per scegliere un'immagine per portarla avanti con questa tecnica dei quattro colori. Alla fine ho scelto questa qua. La prossima volta sceglierò qualcun'altra, però per questa volta ho scelto questa qua. Questa pittura, questo acquerello, diciamo, in chiave molto moderna di Positano, della località della costa amalfitana chiamata Positano. L'ho aperta con il Photoshop per poter appunto estrapolare i quattro colori basilari, per poterli selezionare, vedere e poter dipingere appunto con i quattro colori. Per farlo bisogna andare a immagine, metodo e trasformare l'immagine da RGB in colori lab. Poi selezionare due di questi colori e sdoppiare appunto le due coppie, una coppia che è costituita dal rosso e il verde e una coppia costituita dal giallo e blu. Quindi questo che vuol dire? Che si può scegliere di cominciare a fare la pittura con il rosso e verde, per esempio, e dopodiché velare con il giallo e blu ed ottenere tutti i colori completi. Allora, questi quattro colori sono la prima coppia giallo e blu. Ma quale giallo? Abbiamo due gialli essenzialmente, un giallo freddo che è il giallo limone, il giallo di cadmio medio che è un giallo caldo. E mi sembra proprio che il suo sia il giallo limone, il giallo freddo. Anche per quanto riguarda il blu, abbiamo tre blu essenzialmente, il blu cobalto, il blu Oltremare e il blu di Prussia. Escluderei subito il blu di Prussia che è troppo verdastro, non mi sembra proprio il suo. E direi che il colore, quel blu che cerchiamo noi, il più possibile simile al blu di questi quattro colori, è un po' una via di mezzo tra l'oltremare e il cobalto. Ma possiamo usare tranquillamente solo il cobalto. Quindi selezioniamo anche tra la tavolozza gli altri due colori, per quanto riguarda i rossi abbiamo rossi più caldi, rossi più freddi, il rosso scarlatto, il rosso carminio e mi sembra proprio di capire che qui ci voglia un rosso freddo, un rosso carminio, quindi questo qui no, questo nemmeno e questo qua. Questo qua, ecco il rosso carminio, questo qua. Quindi per quanto riguarda il verde non ci sono dubbi, non facciamo nemmeno delle prove, dei confronti, è il verde smeraldo sicuramente, si riconosce proprio molto chiaramente. Quindi cominciamo con il rosso e il verde, quindi prendiamo il rosso. Facciamo prima un breve disegno per delimitare le zone che compongono l'immagine nel suo insieme e poi partiamo subito con questo rosso carminio. E tutto ciò che noi vediamo che è rosso nella foto. Nella foto con la visualizzazione dei soli rossi e verdi, cominciamo prima a dipingere tutto quanto il rosso,
dopo che abbiamo completato appunto questo rosso, ricopiando, non dobbiamo fare una riproduzione perfetta, è arte moderna, quindi anche noi ci divertiamo a interpretare, tra virgolette. Passiamo quindi al verde smeraldo, prepariamolo nel piatto e sempre ricopiando l'immagine che abbiamo davanti, facciamo per l'appunto tutti i verdi. Alla fine mischiamo il verde e il rosso nella tavolozza, nel piatto, li mischiamo tra di loro per ottenere un bel bistro scuro, ottenuto appunto da questi due colori complementari, un quasi nero, un nero bluastro, molto bello, con il quale, sempre ricopiando da ciò che vediamo nello schermo, andiamo a dipingere tutte le parti scure. Facciamone altro di questo colore così scuro, sempre mischiando tra di loro nel piatto, nella tavolozza, il verde e il rosso, quel tipo di verde e quel tipo di rosso, che sono perfettamente complementari tra di loro, per cui danno questo meraviglioso colore scuro, nero bistrato. Sappiamo che il nero va usato il meno possibile in pittura, no? Solo per avere certi effetti, ma il colore si scurisce con il suo complementare, col blu e il suo complementare. Allora si ottiene un colore delle ombre scure, profondo, pittorico, molto affascinante. E quindi facciamo tutti quei piccoli particolari che vediamo nel disegno originale. Quei piccoli particolari scuri, appunto. Finestrelle, stipiti di tetti, eccetera. Asciughiamo con il phon poi prendiamo una bella penna stilografica con inchiostro scuro, una bella penna stilografica che sia in grado di fare delle linee modulate, cioè che premendo il tratto si allarga in modo che non sembra proprio una pennellata, no? Il pennino flessibile. Questa penna, ho fatto un video in cui ho spiegato che il corpo di questa penna è un corpo moderno, antico, ma il pennino e il conduttore sono antichi, cioè mi correggo, il corpo è un corpo moderno, che non, cioè di plastica, che con due soldi si trova, ma il pennino e il conduttore le ho ricavate da una penna antica che aveva il corpo che non funzionava più, il sistema di caricamento che non funzionava più, ma il pennino d'oro flessibile e il conduttore in ebanite che trasmette bene l'inchiostro erano buoni, li ho recuperati e ho cannibalizzato le due cose, in modo che è venuta una penna col corpo moderno, quindi che si carica bene, che si impugna bene, che non ha il materiale rotto, eccetera. E funziona molto bene, ho potuto fare bene queste linee. Allora, noi abbiamo fatto la prima pittura con il rosso e il verde. Adesso dobbiamo usare quei colori gialli e blu che abbiamo visto ed imitando e guardando questa volta il risultato finale, adoperando il giallo e il blu, andremo a completare la pittura. Sempre appunto ricopiando quello che vediamo. Questa volta però ricopiamo il risultato finale.
Questa è la foto diciamo, della schifezza che abbiamo fatto, ma ci siamo divertiti molto. Questa era la foto originale. Diciamo, dobbiamo mettere dei bianchi, dobbiamo aggiustarla un po'. E l'abbiamo corretta, l'abbiamo aggiustata e abbiamo ottenuto questo risultato. Può piacere più o meno, però ci siamo divertiti tantissimo.